Siamo nuovamente qui al Teatro Down di Bologna per l'ultimo appuntamento di questa stagione di incontri al Teatro Down. E, che dire, il teatro, come ogni passata stagione, ci ha fatto divertire, ci ha fatto commuovere, ci ha fatto riflettere. In questo caso però credo che raramente una rappresentazione abbia così grande importanza, perché colpisce il senso civico e il valore sociale, il valore morale di ognuno di noi. Io mi trovo a fianco di Piero Ferrarini, che ha curato la regia dello spettacolo Nei secoli fedele, che riporta alla nostra memoria una storia di cui purtroppo si parla ancora troppo poco. Lascio spazio a te, Piero, per raccontarci come mai è venuta questa idea, tra l'altro con un grande applauso del Corpo dei Carabinieri di Bologna, che ha patrocinato appunto questo spettacolo. Lo spettacolo che stiamo per mandare in scena, che debutta il 24 di maggio e replica il 25, il 26 e il 27 maggio, Nei secoli fedele, è appunto dedicato alla storia dell'arma dei carabinieri. Rappresenta il primo quadro, quindi la prima parte di un trittico di spettacoli, di una trilogia di spettacoli che hanno in oggetto la storia d'Italia. Il secondo spettacolo, Cambio di velocità, ha in oggetto la storia dell'imprenditoria italiana durante il secondo dopoguerra, quindi il dopoguerra che ha seguito la seconda guerra mondiale, quindi il periodo della ricostruzione dell'Italia, la ricostruzione dell'industria italiana. E il terzo mette in scena invece la figura di Bettino Craxi e dunque il crepuscolo, Tangentopoli, Mani Pulite, il crepuscolo della Prima Repubblica. Che cosa dire invece di questo primo atto Nei secoli fedele? Beh, innanzitutto che lo spettacolo gode del patrocinio dell'Arma dei Carabinieri, un onore per noi grandissimo questo, lo dico veramente davvero un onore enorme. Mette in scena la storia dell'Arma dei Carabinieri tra due estremi temporali che sono rappresentati dalla battaglia di Pastrengo, quindi una battaglia del Risorgimento, una battaglia più precisamente che ha luogo nel corso della prima guerra d'indipendenza nel 1848, e la battaglia di Nassiriya, che rappresenta l'ultimo grande momento, insomma, della storia, dell'ultimo grande momento di estremo sacrificio peraltro della storia dell'Arma dei Carabinieri. Chi sarà a raccontare la storia dell'Arma dei Carabinieri? Beh, io ho immaginato tre carabinieri che hanno una fisionomia logicamente narrativa, ma sono personaggi autentici. Sono Andrea, Otello e Mauro, i tre carabinieri tragicamente scomparsi all'inizio degli anni 90 nel corso dell'eccidio, della strage detta del Pilastro, vittime della banda della Uno Bianca. Sono tre ragazzi giovanissimi, di 20 anni o poco più, che io ho voluto mettere in scena con il loro entusiasmo, con il loro coraggio e con il loro profondissimo attaccamento all'idea di una cultura della legalità, se così si può dire, è una formula che a me piace molto, della quale mi faccio promotore. Che cosa intendiamo per cultura della legalità? Beh, io credo che il mondo dello spettacolo oggi debba fare una riflessione profonda. Troppo spesso vedo mettere in scena fiction, storie e personaggi che di edificante hanno pochissimo, anzi che non hanno nulla, da Pablo Escobar alla banda della Magliana fino ai camorristi di Gomorra. Ecco, non credo che ci sia bisogno in questo momento di esempi negativi. La cronaca ce ne offre fin troppi, invece io cerco storie edificanti. Io voglio narrare la storia attraverso le storie degli uomini che vivono nel nostro tempo, in questo caso nel nostro tempo, ma attraverso la nobiltà dei gesti e attraverso l'attaccamento a quei valori che credo oggi più che in altri momenti abbiano bisogno di essere ribaditi, riconosciuti e naturalmente difesi. Anche perché giustamente questa grande idea, questo grandissimo progetto
correggimi se sbaglio, si basa anche proprio sulla messa in scena, sull'esternazione anche dei sentimenti umani che appunto sono anche al di là dell'uniforme. Certamente. E quindi anche il pubblico ci si può ovviamente ritrovare, può empatizzare con, non solo con i protagonisti ma con tutta l'arma dei carabinieri appunto di cui si parla in questo primo diciamo spettacolo, in questa prima parte di questo trittico. Ecco, appunto per questo ti volevo dire com'è stato a livello emotivo appunto curare la regia utilizzando persone veramente realmente esistite, tragicamente scomparse. Per te è stato più difficoltoso che magari rappresentare una storia magari di finzione o comunque... Non bisogna dimenticare che io sono anche autore del testo e quindi naturalmente questa difficoltà è stata sentita doppiamente. E beh, io posso dire che sul piano umano è stata sicuramente un'avventura incredibile. Assolutamente un'avventura incredibile. Entrare è come se questi ragazzi fossero entrati davvero in qualche modo nella stesura dell'opera. Così come io li ho immaginati, l'ho scritto questo anche nell'introduzione al testo. Il destino, la sorte mi ha impedito di conoscerli personalmente, ma credo che ci sia qualche cosa che va al di là, credo che ci si possa conoscere anche attraverso il riconoscimento di quei valori che sicuramente condividevamo, ecco, questo sicuramente sì. Io sarà presente peraltro all'anteprima anche la madre di Otello Stefanini, forse altri parenti di questi ragazzi. Ho trovato una donna fortissima, l'ho conosciuta soltanto telefonicamente per il momento, ma una persona fortissima, meravigliosa, profondamente consapevole dell'importanza del gesto che il figlio ha compiuto. Quindi questa sovrapposizione che può sembrare così qualcosa di impensabile fra il dolore della madre e l'orgoglio di una madre, io credo che sia qualcosa che non ha veramente, che non trova forse parole per esprimersi, sono molto sincero. Tu dicevi c'è l'uomo dietro l'uniforme, certo, sempre sì, assolutamente sì, e questo è il valore delle nostre forze dell'ordine, delle nostre forze armate. Mi piace pensare che i nostri militari abbiano qualche cosa in più rispetto ai militari di altri paesi, sono noti per questo, sono famosi all'estero, lo faccio dire anche espressamente ai miei personaggi. Bisogna capire che questo è il portato storico, logicamente, di una costruzione delle forze armate che ha una radice profondamente umanistica, e questo è diciamo, l'eredità, quello che resta dell'eredità del pensiero di uomini oggi non più ricordati, ma non di meno assolutamente presenti, come il capitano Pronotti, come lo stesso Sanfron, come se vogliamo anche i Savoia Illuminati, che poi fondarono di fatto l'Italia moderna e le diedero una forma, una struttura unitaria. E quindi certo c'è un capitale umano grandissimo che spesso purtroppo non viene valorizzato. Io credo che questo sia dovuto anche forse alle caratteristiche che la narrazione ha finito per assumere, soprattutto nel linguaggio televisivo. Si tende a fare del poliziotto, del carabiniere, del rappresentante delle forze dell'ordine una sorta di supereroe, ma non è così. In realtà abbiamo di fronte degli uomini, i supereroi esistono al cinema, gli uomini esistono nel mondo reale e gli uomini sono fatti naturalmente anche di dubbi, di incertezze e, come in questo caso, come in questi casi, perché i casi per la verità sono molti, anche di grandissimo coraggio. Mi piace pensare che, come scrisse un grande autore, il coraggio non sia il non avere paura, ma il saper vincere la propria paura e compiere azioni straordinarie. Assolutamente, e tra l'altro, guarda, mi permetto di fare un piccolo commento personale, io non credo alle coincidenze, forse non è neanche un caso che questa chiacchierata tra noi sia fatta proprio oggi, nel 23 maggio del 2018, che ricorre il 26esimo anniversario, tra l'altro, della tragica scomparsa anche di Giovanni Falcone. Sì, assolutamente. Quindi, assolutamente. Questo
Io credo che questo spettacolo, che chiamarlo spettacolo secondo me è riduttivo, questa storia di umanità che tu racconti, che hai saputo portare in scena qui al Teatro Down, proprio cerchi anche e possa ritrovare anche il consenso e l'attenzione delle giovani generazioni, che come dicevi tu hanno bisogno di esempi positivi e soprattutto di umanità, cosa che raramente avviene in questa società molto frenetica e troppo tecnologica. Lo spero. Guarda, tu parlavi di coincidenza, voglio chiudere facendo notare questo è veramente qualche cosa di, ne parlavo proprio ieri con il colonnello Vernole. Le iniziali dei nomi dei tre ragazzi, Andrea, Mauro e Otello, danno l'acronimo da l'indicativo presente del verbo amare. Io amo. È qualcosa che mi ha fatto riflettere. Ecco, io credo che non si diventi carabinieri se non si ama il prossimo, se non si ama qualche cosa che va al di là del contingente e che va al di là dell'individuale. Per le stesse ragioni sono convinto che non si faccia teatro. Ecco, in questo trovo un tratto di unione, un collegamento fra il nostro agire sulla scena e fra l'agire di questi uomini eccezionali. Insomma, mi piace pensare che un'unità di intenti in questo senso fra il mondo della cultura e il mondo delle forze dell'ordine e delle istituzioni naturalmente sia qualcosa che debba essere stretto il più possibile anche negli anni a venire, proprio anche perché oggi i giovani sentono, necessitano in modo profondo davvero di modelli di comportamento, di modelli etici e di linee morali che forse non sono più così ovvie e che è necessario ribadire. Grazie per la tua disponibilità, grazie. Pietro, e grazie per l'energia con cui hai creato questa grandissima storia. In scena al Teatro Down nei Secoli Fedeli, 24, 25, 26 e 27 maggio. Mi raccomando, per conoscere la storia non soltanto di un grandissimo corpo, ma dell'uomo. Vi aspettiamo. Thank you.